It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to 2 days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at PenFed.org/free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Sono italiana, sono Giorgia, sono madre. E fino a qui tutto bene. Eh no, però non tutte le madri vanno bene, eh? Cioè non tutte sono uguali. Anche se sono donne, cristiane, madri surrogate. No, madri surrogate no. Questo è Settimana Grezza Quotidiano, il podcast che vuole darvi una notizia al giorno per movimentare una tranquilla cena in famiglia, così da buttarla in politica. Cioè, che poi il nuovo argomento preferito da tutti i papà italiani, JJ4 l'orsa. Questo è Settimana Grezza. Sono una mujer. La droga è morte. Io sono Giorgia. No. La droga fa male. Onorevole ministro, la prego. Onorevole La Russa, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. Onorevole ministro, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. Questo. Questi sono dei sassi. Comunque, ultimi giorni in cui mandare questo è Settimana Grezza per la sigla. E in realtà, se volete, potete anche mandare un audio sempre Instagram, Telegram, in cui dite cos'è per voi Settimana Grezza. Serve per il trailer. Lo ripeto, in questa settimana continuo a dirlo. In ogni caso, di poco tempo fa era la notizia del 41enne olandese, padre di 500 figli, che giustamente non può più donare sperma. Pensate invece che la donna che ha avuto più figli con maternità surrogata ha fatto il record nel 2009 ed è arrivata a 16 figli. Un sacco di figli fatti dagli stessi genitori. Fratelli d'Italia ha lanciato la proposta che prevede che la gestazione per altri sia considerata un reato anche se praticata all'estero. Fratelli d'Italia. Ma precisamente perché questa scelta di nome? Cioè, non poteva restare Alleanza Nazionale? Troppo fascista? Cosa vi rende fratelli? O a partire da quando un'ennesima unione in Fratelli d'Italia può già essere considerata incesto? In ogni caso, attualmente la maternità surrogata era già illegale in Italia. Però non era illegale, e non è tuttora in realtà illegale, andare all'estero e fare adottare questa pratica. E poi tornare in Italia con un bambino. E la proposta che è stata, diciamo, fatta in questo periodo è proprio quella di estendere il divieto anche all'estero. Cioè prevenire il turismo procreativo, dicono. Ora, la proposta di legge continuerà questo percorso parlamentare per appunto rendere questa maternità surrogata un reato universale. Però questo ci ricorda di nuovo che non tutti i figli sono uguali, palesemente. E anche se non è passata ancora questa proposta, siamo molto vicini. Però qualcosa ancora non mi quadra. Cioè, in Italia stiamo diminuendo, ma non vogliono né figli surrogati,
né vigilare l'immigrazione così da poter aumentare il numero di futuri lavoratori in Italia. Si chiamano fratelli. Mi sembrano un po' stupidi a livello logico da questo punto di vista. Non è che fratelli era la condizione dei... Be delighted this holiday season at Ice and Lights, the winter village at Cameron Run. Just minutes from Old Town Alexandria. Stroll through the park and enjoy winter photo ops, light displays, hot chocolate, and a warm treat. The winter village offers playtime for the entire family. Extend the magic of the holidays by visiting early, starting November 17th. Get your tickets now at CameronIceandLights.com. That's CameronIceandLights.com. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, "It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply."